La nota attrice Sayaka Kanda, conosciuta per essere anche una doppiatrice nipponica che ha lavorato molto anche nell'ambito videoludico come voce di diversi personaggi dei videogiochi, è morta a soli 35 anni a Sapporo, in Giappone. L'attrice è stata trovata morta nella tarda mattinata di sabato 18 dicembre 2021, caduta dal 14° piano dell'hotel dove alloggiava. Per ora le autorità locali stanno indagando, ma sembra ormai certo che l'attrice si sia tolta la vita.